MT, Master of Torque, siamo nella parte di divertimento puro di oggi, qui a Yamaha, in compagnia ovviamente della MT-09, forse la moto che più ha riscosso successo nella gamma MT. È cambiata tantissimo per il 2021, è tra le mie favorite per la novità dell'anno, ovviamente il prossimo, e adesso ve la racconto nel dettaglio. Dunque, l'estetica, come potete vedere, è tutta nuova. Abbiamo un nuovo frontale, ma è nuova praticamente da capo a piedi, perché è nuovo anche il faro posteriore, la parte qui del telaietto reggisella, il nuovo telaio. Insomma, l'hanno presa e ribaltata come un calzino. Il motore, ovviamente, non poteva esimersi. Ci sono 4 cavalli in più, è aumentata la cilindrata e ovviamente è omologato Euro 5. C'è anche uno step evolutivo per quanto riguarda l'elettronica. Poi qui alla mia sinistra sono in compagnia con la versione SP, diciamo la punta della gamma, che è dotata di sospensioni Kayaba regolabili all'anteriore, mentre il mono ammortizzatore è ovviamente pluriregolabile Ohlins. Ma cerchiamo di entrare nei dettagli. La scheda tecnica ora dichiara 119 cavalli a 10.000 giri al minuto e 93 Nm di coppia a 7.000 giri al minuto. A comandare il motore ci sarà il nuovo acceleratore Ride-by-Wire APSG con sensore di posizione già visto sulle sportive R1 e R1M. Inoltre la trasmissione è stata leggermente ottimizzata nei rapporti di prima e seconda marcia. Come dicevamo però, l'aspetto più importante è l'aggiornamento tecnologico che ha subito l'MT-09. Infatti c'è la nuova piattaforma inerziale IMU a 6 assi. Grazie a lei sull'MT-09 ci saranno aiuti alla guida ancora più evoluti, come ABS cornering, traction control cornering, slide control, brake control e anti-impennata. Per gestire il tutto c'è un nuovo display 3,5 pollici TFT a colori. Yamaha ha messo mano anche a uno dei punti deboli dell'MT-09, ovvero l'impianto frenante. Ora potrà contare su nuove pinze Nissin ad attacco radiale, così come la pompa freno, a tutto vantaggio del feeling e della prestazione frenante. Il nuovo telaio, insieme a tutte le altre migliorie, ovvero anche il forcellone e il telaietto posteriore in alluminio, ha permesso di contenere il peso in 189 kg in ordine di marcia, 4 in meno rispetto all'attuale MT-09. Dunque, io mi sono portato avanti, mi sono già messo in sella perché non vedo l'ora di provarla. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di lei e della sorella 09 nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Twitter, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video!